Mister, purtroppo insomma è una partita su cui bisognerà riflettere, non è facile da digerire. Ma è pesante, nel senso che ho avuto un approccio sbagliato inizialmente, questi due gol chiaramente hanno un po' condizionato da un punto di vista di rendimento. E poi mi ha sbagliato qualcosa anche in chiave di riaprire questa partita, abbiamo avuto delle situazioni importanti per poter riaprire. Ed è chiaro che poi quando ha del tempo l'affanno ha fatto modo, dando spazio anche alla Sampdoria, penso ai giocatori importanti tecnici di avere più spazio, ha dato modo di fare una partita sottotono, con meno disponibilità per quello che mi ha fatto vedere le partite precedenti, cioè concentrazione, aggressività, ma comunque due gol così penso che bisogna mettere sul piatto la bilancia, perché hanno condizionato comunque la partita. In che modo, anche se li ha presi, insomma, poteva prendere in maniera diversa, lì mi ha preso due gol, poi tiro, parata, palla su Soriano, tiro, parata, traversa, palla su Cassano, cioè abbiamo avuto anche lì, non è che sia la fortuna, la dea bendata ci sia, ma non contiamo su questo, che oggi non c'era la dea bendata, oggi c'era una partita da fare, una questione diversa. Dispiace, devo dire la verità, per il nostro pubblico, come dico prima l'abbiamo sempre ha rispettato come prestazione, oggi è stato un po' meno, ci dispiace per loro perché loro è un pubblico che meriterebbe sicuramente la Serie A, ma vincente, nel senso per quello che fanno. Dopo è giusto che loro alla fine sono tifosi, giusto che esprimano la loro opinione, perché mi sembra sia anche questo doveroso. Noi dobbiamo capire che noi dobbiamo andare di più per loro e da martedì cominceremo a pensare alla Fiorentina, perché finché la matematica non ci dirà che siamo fuori lottando diversamente da come ha fatto oggi, cercando di non avere svarioni come oggi. Però devo dire anche questo, i ragazzi fino adesso hanno dato tutto quello che avevano, non posso, possiamo dare di più sicuramente, però ragazzi non posso dire niente, perché loro hanno lottato strenuamente in questi due mesi e mezzo che siamo assieme, hanno fatto prestazioni importanti, hanno dato anche sensazione di essere una squadra unita come la è, dov'è, è attaccata al pubblico come è stata, qualche prestazione, specialmente sul piatto della bilancia si può avere delle prestazioni un po' sottotono in questo senso qua. È un peccato, perché noi ogni domenica ci giochiamo la permanenza in Serie A ed è chiaro che ogni punto che perdi adesso, ogni sconfitta che subisci è moltiplicata per tre e non abbiamo più tempo di recupero. Però fino a quando torno a ripetere, giocando in maniera opposta a oggi, un poco più di fortuna, un po' più di attenzione, la matematica non ci dirà che siamo fuori, non lotteremo fino in fondo. Cercando di uscire sempre fuori dal campo di gioco con gli applausi, quello che noi interessa più di più adesso.